Arianna e ho scelto di partire alle 4 del mattino per venire a Roma perché io sono felice quando seguo e secondo me questa è una proposta bella da seguire perché il Papa ci chiama a Roma per parlare a noi, di noi e per noi. Non è un amico che ti invita a casa a mangiare una pizza, ma il Papa ti chiama e mi sono sentita in dovere di dire sì. Ciao, sono Antonio, studente del terzo anno di economia a Milano e oggi siamo qui insieme a amici e colleghi per raggiungere Piazza San Pietro. Un'esperienza unica e speciale che ci farà vivere l'università partecipando all'udienza di Papa Francesco in occasione della 99esima giornata dell'Università Cattolica e anche facendo riferimento alla beata Armina Barelli. Siamo contenti di essere qui e pronti a vivere appieno questa giornata. Ciao, sono Benedetta, oggi sto andando a Roma con l'Università Cattolica a vedere l'udienza con Papa Francesco. Appena ho visto la mail dell'università ho pensato subito di chiedere anche a delle mie amiche, perché mi è sembrata assolutamente un'occasione unica, infatti sono venute da Vicenza. Sono qui sul treno che abbiamo preso questa mattina presto da Milano per raggiungere Roma e sono molto contento di partecipare a questa manifestazione di affetto della nostra università nei confronti del Papa, della Chiesa, ma soprattutto sono molto contento che questa esperienza rafforzi il nostro senso di essere una comunità viva di studenti, di docenti, di personale e questo è un dato significativo e distintivo della nostra Università Cattolica. Questo viaggio a Roma è un'occasione per essere uniti intorno al ringraziamento e alla beatificazione di Armida Barelli, ma anche per vivere un momento importante, l'udienza con Papa Francesco. Penso che sia un'occasione davvero preziosa per la nostra comunità accademica, perché ci troviamo uniti intorno ad un messaggio che poi potremo portare ai nostri studenti e all'intera comunità, e ci siamo tutti. Studenti, docenti, personale, per cui è un'esperienza di comunità, un'esperienza che sicuramente intorno alla figura di Armida Barelli può davvero rinnovare anche il messaggio del nostro Ateneo. Beh, oggi siamo qui perché è un giorno speciale per l'Università Cattolica e per tutti i componenti di questa bellissima istituzione, di questa bellissima università. L'occasione poi di andare da Papa Francesco è più unica che rara, quindi è un'occasione da cogliere al volo per una giornata da trascorrere insieme con tutte le componenti dell'università, docenti, personale amministrativo, studenti. Credo che sia un'occasione più unica che rara. Ciao, io sono Maria e lavoro in università, funzione marketing. Io mi chiamo Simone, insegno alla facoltà di lettere. Noi siamo marito e moglie e abbiamo deciso di venire oggi qui a Roma perché ci siamo conosciuti in questa università, entrambi lavoriamo in questa università e verso questa università sentiamo un senso di appartenenza. E quindi siamo grati di andare a Roma per la nostra fondatrice, assieme a tutti gli altri. Ciao, io sono Simone. Ciao, io sono Caterina. Oggi vengo a Roma per rispondere alla chiamata che Papa Francesco ha fatto a tutti noi studenti e sono contento di venire qua come studente dell'Università Cattolica. Inoltre ci è stato chiesto di servire come coro ed è il modo più bello che abbiamo per appunto stare di fronte alla nostra università e alla richiesta del Papa. Ciao, sono Pietro, sono al terzo anno di matematica e ora mi trovo ad Arezzo. Sono le 4:30 di notte e insieme ad altri miei compagni dell'Università Cattolica di Brescia stiamo andando a Roma perché è un anno che Armida Barelli è stata fatta beata. E se è stata fatta beata vuol dire che Armida ha vissuto una vita in cui ha sperimentato appieno la vera felicità. Ed è quello che vogliamo fare anche noi. Tu sei felice? Ciao, sono Lucia della sede di Brescia. Siamo appena arrivati a Roma dopo una notte lunga, ma lunga e difficile, ma siamo carichi per questa bellissima esperienza. Ciao, mi chiamo Riccardo, studio economia a Milano all'Università Cattolica e al torneo di Ateneo Studenti mi sono infortunato alla caviglia. Però oggi sono a Roma dopo aver preso il treno stamattina alle 5 perché il Papa ci ha chiamato a noi studenti dell'università e non potevo che rispondere.